io faccio l'esempio di un'orchestra europea giovanile, sinfonica, cui presto la mia voce narrante, che ha questa caratteristica: si riforma ogni anno con ragazzi nuovi. Noi ogni anno andiamo in giro per le capitali europee a cercare dei giovani talenti e costruiamo un'orchestra. E assistere alla metamorfosi straordinaria di questi ragazzi che non si conoscono, appartengono a paesi spesso storicamente ostili tra di loro, che formano un'unità straordinaria, senza perdere nulla della loro identità. Questa esperienza è una metafora meravigliosa dell'Europa che vorrei, un'Europa di giovani, un'Europa viva, che non pensa, che non si illude che i problemi si possano risolvere chiudendosi, ma soltanto aprendosi, perché non abbiamo mai avuto tanti problemi in comune come in questo momento. E poi soprattutto fanno capire che non bisogna aspettare che le cose vadano bene per lavorare per l'Europa, troppo facile. Io preferisco che questa mia passione europea parta quasi dalla disperazione dello stato, del dato di fatto, cioè dal fatto che noi cominciamo a balcanizzarci senza rendercene conto e quindi saremo mangiati in un solo boccone da potenze esterne. E quindi preferisco fare come hanno fatto i benedettini 15 secoli fa, che hanno rimesso in piedi l'Europa nel momento in cui nessuno ci scommetteva più perché era crollato tutto. Questi uomini, esprimendo una formidabile luce interiore, sono riusciti a sedurre milioni di barbari che arrivavano da fuori, armati, determinati a conquistarsi i loro spazi, in una situazione incomparabilmente peggiore da quella che viene enfatizzata oggi. La lezione benedettina, che si costruisce su 73 punti della famosa regola, ha come primo comandamento l'ascolto. Cioè, tu, che apparentemente sei un numero, se ti lascio parlare, se ti lascio la possibilità di narrarti, diventi una persona. Quindi esci dalle statistiche e diventi un essere umano. Questa è la prima cosa. Altrimenti non si spiega come questi uomini siano riusciti a europeizzare e anche e soprattutto a cristianizzare immani orde di popoli venuti dalle steppe. L'Europa oggi è formata da popoli immigrati. Noi siamo dobbiamo arrenderci all'evidenza di essere il terminal di terra dove i popoli da sempre sono arrivati e non hanno potuto proseguire perché c'era l'oceano. E quindi si sono trovati subito di fronte alla scelta tra vivere assieme o farsi la guerra. Questa è una cosa che capisce anche mio nipotino di 6 anni, il problema è spiegarlo agli adulti. Ecco, dice, più che la società del rancore, io parlerei della società del capro espiatorio. Cioè è molto comodo in questo momento pensare, non pensare ai nostri problemi, a ciò di cui siamo noi responsabili. Il capro espiatorio ci assolve dall'atto di dolore in qualche modo. E quindi è molto pericoloso perché in realtà ci depista dai veri problemi. E quindi quando ci sveglieremo da questo incantamento malefico, ci renderemo conto che non solo non abbiamo risolto niente, ma abbiamo fatto danni ulteriori.